Salve ragazzi e benvenuti a questa 12ª puntata. Sono io, Mr. Tank, e non mi cambierete mai con nessuno. No, vabbè. Allora, ho appena aperto Minecraft, quindi qualche ritocchino di lag ci sarà sicuramente. Cosa avevamo fatto nell'altra puntata? Eravamo andati in miniera a prendere un pochettino di minerali. E niente, allora facciamo una cosa. Per evitare, perché adesso le cose stanno cominciando comunque a diventare i minerali e gli altri vari oggetti stanno cominciando a diventare un po'. Proporrei di fare un pochettino di legna per fare uno o due casse e sistemare le varie cose. E nel frattempo vediamo un po' se riusciamo a fare una spada, perché comunque ci può sempre servire. Bene, scassa tutto come al solito. Qua il grano come sta messo? Qui sembra andare abbastanza bene. Ok, cresce bene. Qua gli alberi anche qui vanno bene. Li avevamo puliti tutti, giusto? Sì, non ce n'è più manco uno. Qua la canna adesso è soltanto da aspettare. E ok, possiamo cominciare. La gomma poi, ragazzi. È meglio che comunque la tiriamo via. Adesso non ho l'attrezzo, perché più ne tiriamo via più comunque c'è spazio per produzione, visto che comunque è casuale la generazione, quindi più spazio c'è e più probabilità ci sono. Allora, tiriamo giù questo bell'albero, che è di legna chiara, quella che piace a me, e facciamo un po' di spazio qui, così almeno se poi magari dovremo allargare il nostro orticello, o comunque dovremo fare la serra anche, vero, per la marijuana. Quindi è meglio che facciamo già un po' di spazio. Ok, visto che la serra sicuramente la faremo qui, in questo spazio. Ok, ripuliamo ancora un po' qua e poi man mano che ci servirà torneremo a prendere la legna in questo punto. Tra l'altro, ragazzi, madonna, oggi c'ho un mal di testa fortissimo. Perfetto, un po' di pulizia l'abbiamo fatta. Ci manca soltanto, poi quando vorremo farlo potremo fare la... Ah, qua il creeper aveva sal fatto saltare metà albero. Quando vorremo farlo potremo fare anche la serretta. Ui, dove sei? Sentito, importante che non mi salti addosso. Ok, facciamo la cassa, anche perché un po' di legna, 43, ha voglia di legna. Ok, facciamo la cassa e cominciamo a mettere i materiali dentro la cassa. Prima o poi andava fatta questa operazione, ragazzi. Tutto, oh, vabbè, fa niente, prima o poi può servire. Cosa sto facendo? Mi serve il banco da lavoro. Perfetto, facciamo le due. Non mi ricordo se la cassa occupava uno spazio nell'inventario. Vabbè, tanto ce l'abbiamo. Oh, ok, perfetto, ne occupavo uno solo. Vomitato il legno. Ok. Allora, se i macchinari li metteremo da questa parte qui, una cassa da due, la possiamo mettere anche qua. Perfetto. I materiali da... vabbè sì, mettiamo tutto qua per il momento, tutti i tipi di materiale da costruzione. Vabbè, i minerali, non i materiali. Però ci prendiamo anche... così mettiamo. Vabbè, lasciamo così, che se no non ce la facciamo col video. Mettiamo a posto questa roba qui. Facciamo un po' di torce. Vieni, 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 vai su, sistematevi, ok, le pannelli lì, le mele ce le teniamo, carne di zombie lì, l'arco niente, cos, frecce, tagliatele, boh, basta, sembra che possiamo andare. Questo cos'è? Carbone, ci facciamo
Facciamo un attimo queste torcette qua. Ah, è un piccone dovremmo fare, ragazzi, eh. Un piccone, ci andiamo a fare un giro in miniera a esplorare quelle piccole zone inesplorate. Ta-ta. Ce la faremo con queste poche torce. Vabbè, so che abbiamo fatto i bastoncini, già che ci siamo, facciamo altre torce. Perfetto, suoni stupidi come al solito per farmi spaventare, visto che sanno che per il momento l'inventario... Visto che sanno che io mi cago addosso facilmente, ovviamente fanno sti suoni solo per me. Ah, ho riabilitato di nuovo... Ah, quel creeper era esploso. Ho riabilitato di nuovo... I punti sulla mappa perché nello scorso episodio, mentre tornavo indietro, ho notato che non c'erano più i punti, quindi li ho riabilitati nel menu, premendo il tasto M per chi non lo sapesse. Ma ragazzi, ci avete fatto caso che ogni volta che passo di qui ci deve essere o uno zombie o uno scheletro? Meno male che non ci ho trovato ancora un... Ah, qua sì, dobbiamo sempre esplorare qua, come so, ci andiamo adesso. Meno male che non ci ho trovato un creeper ancora lì. Eccolo dov'è che ogni volta che passo sempre un po' casino. Vieni qua, stesso, vieni qua. Sono torce. Ah, bene, qua abbiamo trovato un'altra minieretta. Ah, da qua... Praticamente, dove si va? Dove ci fate qua? Dove ci fate voi qua? Dove ci fate voi qua? Guarda che è mia! C'ho il contratto io? Di qua sono spawnati gli zombie così a cavolo. Perché ci manca della luce. Bene. Ok, questa è una di quelle miniere che si trovano già a mezza parte. Ah no, era praticamente la miniera. Ah, è vero, il pezzo di miniera che si vedeva da sopra, perfetto, sì. Ho capito. E da qua si può scendere giù? Minchia che burrone. Torcia. Uranio, perfetto, ok. Questa sarà una miniera di riserva che ci teniamo. Ora scendiamo. Proviamo illuminata così almeno non sentiamo più quei casini. E scendiamo giù nella nostra bella minierona. Spada in mano. Poi prima o poi dovremmo scendere anche giù di lì. Non mi ricordo cosa c'era. Ehi! Slime! Purtroppo devo mangiare. Dove sono? Dove siete? Qua dietro. Dobbiamo ricordarci che qua ci sono. Allora, mettiamoci un punto. Probabili slime. Perfetto. Me lo ricordo, però è sempre meglio scriverlo. Mettiamo il bello verde. Fossero qua sotto. Eccoli! Sì, perché abbiamo illuminato. Oh, perfetto. Ragazzi, meno male, una botta di fortuna. Botta di fortuna un corno. C'è anche un creeper. Il creeper dov'è? Speriamo che sia caduto. No, minchia, uno slime lì è rimasta. Via. Tanto non mi aveva dato la palla. Vabbè, lì c'è della... per evitare. C'era dell'esperienza, evitiamo di prendere facciottoni. E niente, allora, qua quindi siamo in un chunk dove praticamente possono spawnare
slime. Porco Giuda, adesso ci mancava sto stronzo. Vaffanculo. L'unica cosa che mi ha rotto la scala. Sono stronzo. Adesso dobbiamo mettere di nuovo. Fatemi guardare perché qua c'è pieno di mob, ragazzi. Qua è meglio illuminare perché di solito i mob arrivano tutti da qua. Quindi mettiamo. Oh, non c'è niente alla fine qua. Cioè, boh, vabbè. Sto buco non mi piace, ragazzi. È so che quando dico così alla fine ci faccio sempre una gran figuraccia. E niente, pezziamo ancora 2-3 torce e poi possiamo cominciare a pulire questa piccolina miniera, piccola piccola. Eh sì, però se cominciamo con i ragni. Vieni qua. Eh sì, che cazzo, però io ero io che dovevo fare il culo a te, non tu a me. Avevo delle mele dietro, vero ragazzi? Sì, devo mangiare. Anche perché le pallette di slime mi servono. È vero, perché adesso una volta che abbiamo illuminato qua praticamente possono nascere gli slime, perché non vorrei dire una grande castroneria, ma praticamente gli slime per nascere hanno bisogno di luce. Non vorrei dire una cavolata, eh. Adesso blocchiamo qua, mettiamo un po' di luci qua intorno, solo per evitare che altri mob spawnino. E poi comunque verremo a esplorare qua in giro. Perfetto, qua lapis, possiamo prenderlo, qua sotto chi c'è? Torcia anche qui. Qua c'è un casino. C'è un bel po' di materiali, eh. Dobbiamo trovare solo uno spawner, dopo una volta che abbiamo trovato lo spawner abbiamo trovato tutto praticamente. E, niente, allora puliamoci il lapis qua che ci serve, ci servirà anche per fare dei macchinari. Questo qua cade giù, vero? Merda. Possiamo mettere un po' di questo. E non cade giù più niente. È finita anche la pietra, ragazzi. Questo cade giù. Allora, qua ci mettiamo un bel torcione e con la scusa scaviamo così almeno vediamo se il lapis cade giù. Perfetto. No, non cade. E io chiamo lapis lazuli, poi non so come lo chiamate voi. Ci sono tanti, diciamo, non tanti metodi, tanti accenti, ecco. Ogni volta che dico lapislazzoli io mi vengo preso in giro, quindi ci tengo bene a specificare. Allora. Quindi possiamo cominciare a pulire allora. Prendiamoci anche l'oro. L'oro, ragazzi, non so se si può mettere nel maceratore. Credo di sì, però non ricordo bene. Anche perché comunque è un materiale in polvere, teoricamente si potrebbe mettere. Ok, puliamo tutto già che ci siamo, così almeno poi non lasciamo niente, ragazzi, perché se cominciamo a lasciare la roba in giro, poi ce ne dimentichiamo. Ok, beh, qua ci veniamo dopo, né? Siamo arrivati lì per primo ed è giusto che. Allora. Puliamo in ordine perché sennò qua ci perdiamo. Dove sei, stronzo? Anche se non serve qua, ne mettiamo una. E cominciamo a farci una bella scalinata fatta per bene. Ma tu dove sei? Sono sicuro che poi alla fine mi caga addosso. Perché alla fine io vado a finire così sempre. Dove sei? Vabbè, qua dobbiamo pulirci il tin, dobbiamo pulirci un po' di tutto e dobbiamo farci una scala, abbiamo detto. Allora, quindi progettiamo un attimo. Io non sono tranquillo, ragazzi, perché sento qua.
Sto zombie di merda. Vaffanculo! Ci mancava pure la sirena. Sono cagato addosso di nuovo. Luce. C'è un ragno. Allora, sentite, visto che sono andata la sirena, non voglio morire qua in miniera perché comunque abbiamo lo slime, che è abbastanza prezioso per il momento. E voglio tornare indietro. Voglio tornare a casa adesso. Stavo dicendo, allora, sì, scusate se mi ripeto, però penso che non l'ho detto completamente la frase, perché sono abbastanza teso. Dicevo, visto che è suonata l'allarme, abbiamo lo slime dietro, proporrei di tornare indietro tranquillamente a casa. Con calma. Eccolo! Allora sei doppiamente pronto. C'è un'altra da qualche parte. Allora, io qua avevo aperto, però... andiamo a casa, vediamo. Fino a quando non ci prendo un creeper va bene. Anzi, tanto è appena fatto notte perché vedo che ancora è roseo al cielo. Ma dove sta andando? Mi sono perso. Allora. Certo che perdersi dopo che l'abbiamo fatto 27 volte sta strada proprio. Vieni qua. Ah, ma sta facendo giorno! Dopo sono cazzi vostri. E vieni qua, io mi faccio ammazzare da uno scherzo. Stupido. Raggiungo il creeper, dai. Che mi aspetta. Quindi io passo da qua. Me ne fotto dello scheletro. Mi lancio giù. E tra un po' muoio. Per un pelo, ragazzi, Sì, no, ci manca soltanto il ragno adesso. Dai che non c'ho cibo. Ah, sì, ce l'ho. Non c'ho cibo. Non c'ho mangiare. I creeper là, praticamente, mi hanno cerchiato i bastardi. Io entro in casa da qua. Wow! Pensavo che il creeper per un momento mi esplodesse in casa. Che cazzo mi guardi? Scusate le parolacce, ragazze, so che ne dico troppe. Niente, dovevo fare una cosa. Allora, perché non c'ho più il punto qui? Sì, stavo segnando un punto nuovo. Ah, perché l'ho cancellato visto che comunque ho spostato la casa. Se non mi sbaglio, vediamo un po'. Waypoints. Sì, allora, innanzitutto dobbiamo rimuovere questo qua degli slime. Perfetto. Niente, allora, poi dopo dobbiamo ricordarci, ragazzi, che nella prossima puntata, come esco di casa, devo subito fare un punto, perché comunque sì, la strada più o meno me la ricordavo, mi sono perso semplicemente perché ho visto altre indicazioni sulla mappa. E niente, bisogna fare questo punto e niente, basta. Allora, ragazzi, vi ringrazio sempre per questa visualizzazione. Non vedo molti pollici su. Io, se vedo qualche pollice su, qualche mi piace sul video, comunque sono molto più incentivato a farli, visto che mi fa piacere. E niente, sempre se vi piacciono vi invito a seguirvi, a seguire i video, a iscrivervi magari al canale del Mr. Tyke, e visto che Mr. Tyke non era disponibile ho dovuto mettere del Mr. Tyke. E grazie ancora e ciao ragazzi!